Bologna un tempo era percorsa da canali attraverso i quali nel Medioevo esportava la seta dei suoi mulini in tutta Europa. Ma non solo. Nel 1271 la flotta bolognese riuscì addirittura a sconfiggere quella di Venezia. Quando però muoversi sull'acqua divenne meno facile ed il commercio della seta meno proficuo, la città si è riconvertita interrando i suoi canali. Chissà se in qualche universo parallelo c'è una Bologna in cui ci si sposta in gondola. Ma la nostra oggi è il laboratorio perfetto per gente che, consapevolmente o meno, si allena alla profezia dell'intelligenza artificiale. Come i custodi della Bologna sotterranea, che stanno cercando di ispirare la loro comunità per diffondere un messaggio di pace. Allora, noi amiamo definirci fognaioli, proprio per la passione delle acque sotterranee. Okay. Io iniziai da ragazzetto a lavorare in officina, ho sempre fatto l'operaio, e poi dal 2010 ho cambiato da operaio a fognaiolo. Ciao Gennaro, grazie. Gli amici fognaioli non hanno solo il compito di sistemare i canali. Sotto Bologna, infatti, ci sono anche cunicoli tornati tristemente nella quotidianità di tantissime persone nel mondo. Questo posto, molto bello, anche se purtroppo storicamente molto tragico, è un rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale, un ospedale molto grande che poté ricevere fin da subito oltre 400 soldati. Purtroppo a non tante centinaia di chilometri da noi sta succedendo quello che è successo durante la Seconda Guerra Mondiale. Vedi anche in Ucraina, a Mariupol, hanno recuperato in questi siti ciò che era stato costruito appunto durante la Seconda Guerra per evitare le bombe o cercare perlomeno di proteggersi il più possibile. Allora, alla nostra sinistra abbiamo due sale, infermeria ed ex sala operatoria di emergenza. Da qui anche i tanti cartelli, non fumate, silenzio, l'aria preziosa, proprio perché potevano restare qui dentro anche giornate intere, a seconda della durata dei bombardamenti. Oggi gli amici fognaioli vogliono condividere il più possibile quello che hanno imparato e stanno cercando di lanciare un messaggio. E all'interno di questa galleria abbiamo allestito una mostra di queste immagini che sono state realizzate da Fabio Franci. Praticamente lui ha recuperato una serie di immagini storiche di Bologna relative al periodo fascista piuttosto che alla Seconda Guerra Mondiale o la Liberazione. È andato a ricercare gli stessi punti di ripresa di quelle fotografie, ha scattato delle foto della Bologna di oggi e poi le ha unite con dei fotomontaggi. Bologna fu bombardata più di 100 volte prima di essere liberata da partigiani alleati il 21 aprile del 1945. I bombardamenti aerei venivano messi nei giornali come un evento normale, no? Sì. Perché era paradossalmente la tragedia diventata quotidianità. Questa sirena, datata 1937, è l'ultima sirena antiaerea di Bologna. L'abbiamo portata qui, dove l'abbiamo messa in esposizione e l'abbiamo anche rimessa in funzione. Chiaramente ha fatto molta impressione quando sono iniziati i bombardamenti su Kiev, sentire questo rumore davvero, vedere persone che corrono dentro i rifugi. Dillo pure, visto che sei microfonato. Esatto. Se volete ascoltare il suono di questa sirena, andate sulla pagina YouTube degli Amici delle Acque Bologna Sotterranea, dove troverete un video che appunto vi farà magari provare lo stesso brivido da casa o dal cellulare. Cioè, speriamo di non sentirla mai sta sirena. Assolutamente no, la storia non si deve ripetere. La sirena dei fognaioli suona qui oggi per voi per non doverlo fare mai davvero.